andando verso la prima casa. È un incubo trovare casa a Roma. La Christmas cena è ormai un evento che ricorre annualmente. Non ti credo manco, non ti credo proprio per niente. Allora, prendiamo i cannellini. Truccarsi al crepuscolo, sfida. Dai, sembrano quasi peli. Io lavoro meglio sotto pressione, è ragazzi. Vero. Favore l'applauso. Io ho fatto la palla più bella. Diciamo che... Benvenuti in un nuovo video. Sono sola a casa e ho deciso di iniziare questo vlogmas super super speciale proprio in questo momento, perché sto finendo di impacchettare il regalo per Nicola che gli darò a Natale, ora che non è in casa. Sta per tornare tipo tra un quarto d'ora, mezz'ora sarà a casa. E quindi niente, ne ho approfittato adesso. Intanto qui arrivano notifiche su Instagram perché la collezione Rose e Serete uscita mercoledì è andata sold out il giorno dopo. Oggi è venerdì, oggi abbiamo dichiarato io e Roberta il sold out ufficiale, perché lei è letteralmente una dietro la sua azienda e quindi ha dovuto fare tutti i pacchetti a mano. Ovviamente ancora non ha finito, ha dovuto fare insomma tutto l'impacchettamento, tutto il conteggio, e poi ha rimesso alcuni pezzi che, fatti i conteggi, c'erano ancora insomma delle cosine, quindi tipo due collane e degli orecchini. Li abbiamo rimessi sul sito, tempo di rimetterli, non l'ho neanche detto nelle storie, finiti. E quindi oggi è andato diciamo il sold out ufficiale. Noi siamo molto 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 contente entrambe, e sicuramente torneranno i prodotti, quindi sia gli orecchini che la collana, con anche qualcos'altro, quindi nel 2020. Non vedo veramente l'ora, anche perché tantissime persone avrebbero voluto acquistarle. Il sito è andato in down praticamente al momento del lancio perché c'erano tantissime persone, ma siamo riusciti a ritirarlo su e adottare un sistema per il quale un tot di persone riuscivano ad entrare alla volta, piano piano. Volevo immortalare questo momento anche perché poco fa mi stavo commuovendo scrivendo il post che ho messo su Instagram, proprio pensando al momento in cui indosserete questi gioielli, cioè questi orecchini, queste collane. So che i gioielli, gli accessori ci accompagnano in tanti momenti della nostra vita, tanti periodi. Ad esempio negli ultimi anni ho aggiunto un sacco di anelli, prima non li portavo, ne ho avuto soltanto uno che mi ha dato mio nonno per tantissimi anni, e adesso ne ho 1, 2, 3, 4, 5 fissi così, e li ho aggiunti quest'anno, sì, nell'ultimo anno li ho aggiunti questi altri 4, quindi segnano dei periodi nelle foto che abbiamo, no? E rivediamo tra 8 anni, ci stanno nei video. Sono veramente contenta, vi volevo ringraziare anche qui. Niente, mi devo sbrigare perché appunto altrimenti Nicola vede il suo pacco, invece lo vorrei nascondere. Domani è la grande giornata della Christmas cena, infatti principalmente questo video sarà su tutta la giornata di domani. Andremo anche a vedere la mattina delle case, perché continua la ricerca della casa, la ricerca è infinita ormai. Quindi ci vediamo domani, adesso continuo e a domani, ciao! Buongiorno, oggi è il grande giorno, mi sono svegliata letteralmente 10 minuti fa, ho ancora il mio pigiama dei conigli. Sono qui corsa in bagno perché dobbiamo scappare a vedere delle case, quindi farò tipo la doccia con i capelli dopo, ma la skincare first, assolutamente, anche perché con questa luce potete vedere strabene la skincare, quindi è la prima cosa che faccio. Vado ad utilizzare un po' di prodotti dalla mia scorta. Come detergente scelgo questo qui che... parecchio usato, il Rose Cream Cleanser di Pixi, e lo utilizzo con il Foreo Luna Mini 3, quindi questo qui, che dietro ha le testine più grandi e davanti più piccole, sempre in silicone, super igienico. E questo qui lo vado ad utilizzare, molti mi avete chiesto, ma deve essere utilizzato sempre per forza con l'app, che comunque è gratuita? The answer is no, cioè non per forza. Tipo oggi che sono di fretta vi faccio vedere. Sciacco il viso e il dispositivo anche, prendo il mio detergente e vado a fare così, dopodiché premo il pulsante qui dietro e lui parte, perché comunque ovviamente dopo averlo settato le prime volte potete andare tranquilli. Poi potete utilizzare l'opzione, quella che c'è sull'applicazione, ovvero Glow Boost,
E se volete ovviamente quella cosa lì specifica, sì, dovete prendere l'applicazione. Come ad esempio se volete utilizzare Trova il mio Luna, se non lo trovate il vostro dispositivo. Quindi sì, per alcune cose sì, serve l'applicazione, ma per una detersione quotidiana no, non è necessario che voi la mattina vi svegliate e andate in bagno con il telefono. Anche se io penso che lo facciamo un po' tutti. Risciacquo, tampono, giusto l'eccesso d'acqua, perché mi vado a fare la mia maschera UFO. Oggi scelgo questa H2O Overdose, quindi tipo un'overdose di idratazione, che ne ho veramente bisogno. Questa qui è molto semplice da utilizzare. Il fare UFO ha questo che si alza. Apriamo la nostra maschera. Per la maschera invece sì, è meglio utilizzare l'app, perché l'app riconosce il codice a barre che c'è scritto qua dietro. Buongiorno Nerin. Ah, sa, ma c'era un po'. Sì, non l'ho visto. Pensa che stavo parlando da sola. Tardino, è uscito per 2 minuti. E questo ci mette 90 secondi. Quindi la posiziono. Dobbiamo scappare perché dobbiamo andare a vedere delle case stamattina. Non so se ci seguite da tanto, ma io e Nicola stiamo cercando casa da gennaio 2019. Tra poco sarà un anno, che bello. Quindi la metto, la sigillo. Ho deciso di fare una maschera perché vedo tutti quanti che fanno le sheet mask. E ovviamente fanno bene, perché mai come in inverno abbiamo bisogno di idratazione. Soltanto si può paragonare con poi l'estate più calda, quando andiamo al mare e ci si secca tra cloro e sale il viso. Tanto qui faccio start. Dicevo che appunto vedevo tutti quanti fare le sheet mask, ma io non ce la faccio, sono troppo fredde. Cioè io in inverno ho veramente freddo, mentre in estate è una goduria. In inverno ho troppo freddo, cioè l'estate a volte ci dormo anche. Prima di andare a dormire mi metto la sheet mask. Invece in inverno l'unica che riesco a fare è questa. Il prodotto in eccesso io lo massaggio nel viso. Nell'info box vi lascio tutti quanti i link di quello che useremo oggi, anche un po' make-up più tardi, quindi ovviamente trovate anche i link ai prodotti di Foreo. Fatemi anzi sapere se ve lo siete regalato per Natale, ci sono ancora un po' di sconti sul sito, un po' di offerte se volete andare a dare un'occhiata, e fatemi sapere poi se ve lo regaleranno, se avete già indovinato che cosa vi regaleranno. Ad esempio io ieri sera ho letteralmente visto il mio regalo, perché è arrivato qua a casa e Nicola invece di darmelo ha detto no, poi te lo impacchetto e poi lo scarti di nuovo. Ma dov'è il senso? Cioè l'ho già visto, lo voglio usare. Anzi, posso prendermelo? No. Di super corsa. Oggi abbiamo incastrato appunto 3 appuntamenti e non sono neanche incastrati molto bene, quindi dobbiamo veramente correre da una casa all'altra. Non mi ricordo quasi nulla di quelle che dobbiamo vedere. Me ne ricordo una, perché l'ho vista, ho visto le foto più volte durante la settimana. Ce n'è una che non abbiamo mai visto, sì, l'ultima. No, anche questa non abbiamo mai visto. È vero, ecco perché non me le ricordo, ok. Né questa né l'ultima, né di questa né dell'ultima abbiamo mai visto foto. Quindi non abbiamo assolutamente idea di come saranno. Infatti, boh, è che dopo un anno quasi abbiamo detto: senti, andiamo a vedere comunque, proviamo. Così. Adesso stavo vedendo che in borsa fortunatamente ho un lip balm, ed è il Coconut di Winky Lux, che mi avevano dato dopo un preside di Sephora, che ha un colorino beigeolino e sa proprio di cocco tantissimo. Ricorda anche un po' tipo i rossetti di Clio, anche perché anche i suoi si chiamano Cocco Love e sono del balsamo di labbra. Questo è pazzesco, cioè è proprio un odore di cocco dolce come piace a me. Da una buona idratazione per un breve periodo di tempo, cioè non è tipo una maschera labbra, un bel balsamo labbra che fa uno strato che ti dura tante tante ore. È uno di quelli da riapplicare, un po' tipo, non lo so, il Labello forse, però un po' più carino e poi sei di cocco, quindi stai tutto il giorno a fare così. Andando verso la prima casa, quali sono le tue sensazioni? Le sensazioni? Boh, a me piace la zona. Quindi sei positivo? Positivo, ok. Io sono molto curiosa di vedere com'è. Me l'aspetto tipo molto molto vecchia dentro, non lo so perché. Per nulla ristrutturata. Ma no, 2 occhiaie assurde. Dopo facciamo un restauro. Piano catastalmente, perché non c'è un piano terra, c'è un piano di alzato. Però in realtà è più piano. Quando tu affitti, aspetta, la signora che non sapete sta facendo, ha cambiato le cose che erano tutte. Questa è un'altra stanza. Quella prima era il salone. E quella è un'altra ancora. Sala di che cos'è, lo sai, è un modulino che va a farci la restrizione dell'immobile, la planimetria catastale, anzi qui la potete anche lasciare così e farla cabina armata. Cabina armata per forza.
ristrutturare, ma la base c'è. Visto che chiara da solo. Voi non abbiate alte aspettative di case, eccetera, perché non è che qui purtroppo a Roma, con dei budget comunque molto alti, non si trovano case già belle, ristrutturate, appena fatte, nuove costruzioni, a meno che non vuoi stare abbastanza fuori o a meno che non puoi spendere veramente tanti tanti soldi. Quindi questa che abbiamo visto secondo me non era affatto male come spazi, come divisione casa, anche in realtà tipo pavimenti non erano male, non è proprio da discutere, sarebbe da ristrutturare e quindi dobbiamo far fare una valutazione dei costi della ristrutturazione per poi eventualmente poter fare una proposta. C'è una cremina per le mani? Sì. Però dai. Sono? Siamo in anticipo di un quarto d'ora, 10 minuti. Oh, sì. Sulla seconda visita. Cioè siamo appena passati in una zona vicino a questa seconda casa che dobbiamo vedere. Molto figa. Mm-hmm. Che nessuno dei due aveva mai visto, ma soprattutto io che vivo a Roma non l'avevo mai vista. Con delle case molto belle. Comunque il problema è che non è solo la casa, noi dobbiamo vedere tanto anche quanto è collegata, non solo con le strade ma anche con i mezzi, autobus, metro, tutto. È un incubo trovare casa a Roma. Comunque andiamo a vedere questa seconda casa che se non sbaglio è un piano invece molto alto rispetto a quella di prima. Non mi ricordo, quarto? Ma mi ha messo in testa sto quarto piano. No, io credo questa piano. Io credo questa sia veramente alta. Allora, abbiamo appena visto la seconda casa, però non ho fatto riprese all'interno perché non era vuota, diciamo, proprio pronta da vendere. Cioè, nel senso, sì, loro la libererebbero anche in un mese. Però era, tra virgolette, abitata, c'era anche un cagnolino, c'erano tutti gli effetti personali degli abitanti, come si dice, gli inquilini, comunque dei proprietari. E quindi non, ovviamente non era proprio il caso di riprendere. Era un piano molto alto, come ricordavo io, era praticamente l'ultimo piano in alto. La palazzina è ristrutturata da poco e anche la casa da meno, insomma, una decina di anni, anche meno. Veramente bella, anche se con ovviamente da rifare per quanto riguarda l'arredamento interno, ma non c'è troppo da ristrutturare. Quindi Nerin, che dici? Sempre un po' contento, sempre un po' dubbioso. Perché Nicola invece di questa che abbiamo appena visto non fa impazzire il quartiere proprio appena esci, no? Come intorno alla casa. Invece piaceva di più quella di prima, per come scende era intorno alla casa. Per ora la prima, meglio di quartiere intorno, però il fatto che era piano molto basso non mi faceva impazzire a me. Anche se internamente era, anche quella non era male assolutamente. Sì, però tutti i lavori la macellina come questa. Questa ha da non fare i lavori che hai da fare di là, perché anche i bagni sono ristrutturati, però qualcosa c'è da fare, tipo un bagno comunque va fatto e buttare giù una parete per unire un salone. Cerchiamo parcheggio. Andava particolarmente bene, ma io non c'ho proprio tempo, in qualche modo fare il cerchio bene. Poi questa qui è la cucina. Mi piace un sacco il pavimento, questo qui. Non sono brutte pure queste palazze. Non è vero, a me questa zona piace. Perché tu ci sei nata, ma però conosci schifo queste palazze. Qua c'hai tutto quando scendi da casa. Giusto il posto vacchia di mano. Questa qui è stato strano vederla perché era affittata prima a bed and breakfast. Cioè era molto strano. Secondo me delle case è meglio vederle o completamente vuote. Siamo più confusi di prima, Nerina. Abbiamo le facce proprio confuse. Perché questa che abbiamo visto era la più piccola. Non era male di... Cioè mi piaceva sia il piano sia la palazzina. Tu che avevi detto che la palazzina era storta? Ah, mi sono scordato di farti... Ah, mo, la palazzina che sta così, sta. Veramente? Stanno così le due palazzine, eh? Stai scherzando, no? Anche... Io infatti l'unico ragionamento che stavo facendo era per la vicinanza, diciamo, al mondo. È il più bello. No, assolutamente no. Cioè la casa per me era no. La palazzina pende più della Torre di Pisa, no? Bene, ottimo. Strano che non me ne sei accorto. In tutto ciò io non avevo fatto colazione e non ho resistito. Di nuovo vinto, di nuovo i miei pancakes amatissimi con la crema chantilly. Invece Nicola sta aspettando che inizi il brunch. Dopo questa mangiata che ci siamo fatti, io in realtà ho preso i pancakes, Nicola ha fatto il buffet e si è riempito il piatto 3 volte, ma ha fatto bene, perché il brunch non è brunch se non ti riempi. Esatto. Quindi adesso stiamo andando a fare un po' di spesa, cioè delle cose che ci mancano per la Christmas cena. Vi dico anche come siamo divisi. Allora, la Christmas cena è ormai un evento che ricorre annualmente nel mese di dicembre,
prima di Natale ed è la cena natalizia che organizziamo. Ognuno di noi deve portare qualcosina per mangiare, anche se più volte Kevin e anche mia sorella hanno tentato di inserire il McDonald's, ma assolutamente no, perché non può essere tradizione. Quindi che cosa abbiamo deciso, come abbiamo diviso quest'anno? Io e Nicola portiamo gli antipasti freddi e i panettoni, i gourmet, perché come l'anno scorso ci hanno inviato dei panettoni da Cosmopolitan Bakery, che è una pasticceria che fa dei panettoni gourmet buonissimi. Facciamo tutto panettone in realtà, quindi. Sì, è vero, perché anche dopo è vero. E quindi niente, praticamente porteremo anche questi due panettoni fantastici, uno al gusto pistacchio e l'altro al gusto Kinder Bueno, e io non vedo veramente l'ora, dopo vi faccio anche sbirciare. Credo mi abbiano anche dato uno sconto se volete acquistarli, tipo 5 euro di sconto. Sono arrivati in due giorni, me li hanno spediti e sono arrivati due giorni dopo, quindi se volete fare tipo bella figura a Natale o Capodanno, queste festività qui, sono dei panettoni buonissimi da portare. E ve lo possiamo già dire perché l'anno scorso li abbiamo mangiati. Quindi per i panettoni dolci fortunatamente non dobbiamo fare niente, Rini, facciamo solo bella figura portandoli. Abbiamo delle tartine che dobbiamo riempire con un hummus di cannellini, paprika, sì. Però ce l'abbiamo tutto a casa. Paprika sono sapore. Anche i cannellini. Facciamo. Quelli ce l'abbiamo tutto a casa. Facciamo un hummus di ceci. Mi piace questo plurale, facciamo. Fai un hummus di cannellini. No. Io devo riposare un po'. Sto scherzando. Fai un hummus di cannellini, mm-hmm. Poi. Quindi non dobbiamo prendere niente delle tartine lì. Perché anche le tartine ce l'ho già, prese da IKEA. Da IKEA Food a casa. Poi abbiamo i panettoncini salati. Ah, ma è quella busta che c'era. Perché? Che ci ho messo la Nutella stamattina. Ma non è vero! La crema di nocciola. Non è vero. Non ti chiedo per niente. No. Ma per caso era quella busta un po' trasparente che era nella scatola, un'altra busta, quella grande? Sì, ma l'hai aperta veramente. Giuramelo. Giuro. Non ti credo manco. Non ti credo proprio per niente. Non manco visto, non so manco di che stai parlando. Non ti credo per niente, perché non abbiamo la Nutella. Quindi abbiamo poi dei panettoncini salati, in totale sono 8 e vogliamo fare 4 gusti ripetuti due volte. 8? Sono 8? Sì, sono 4 e 4 i panettoncini. Perché ridi? Sono 4 e 4 i sì, panettoncini. Sì, hai mangiato pure quelli, vabbè, ti crediamo. Sono 8 panettoncini. 8 panettoncini. Che cosa dobbiamo comprare? Pomodoro. Pomodoro. Due pomodori grossi. Grossi. Quelli, mozzarella, quelli piacciono a me. Quelli piacciono a te, cuore di bue. Cuore di bue. Occhio di bue. Salmone. Salmone, il burro ce l'abbiamo? Sì, però pigliamo, no? Il burro. Ci abbiamo mezzo panetto, forse. Quindi prendiamo tutti gli ingredienti, perché la cena si farà da Deborah. Prendiamo tutti gli ingredienti, ma andiamo a preparare da Deborah, tranne la mousse, l'hummus, che me lo preparo da casa. Ok, invece poi dobbiamo prendere qualcosa per la cena del 17 o torniamo a fa spesa? No, che torniamo a fa spesa, che c'è l'altro? Veramente non torniamo, dobbiamo certo che non torniamo, ma vabbè, magari ci torniamo insieme. Andiamo. Ok, andiamo. O magari ci dai tu. Magari tu. Io non di certo. Io ho la lasagna, ho preso la lasagna. Spesa fatta. Mi ho preso un po' tutte le varie cosine. Adesso scappiamo a casa perché sta per iniziare la il momento. La quarta stagione di Vis-a-Vis. No! Il momento della trasformazione da Eleonora e Nicola anni 2020 ormai in Eleonora e Nicola anni 90. Anche se con questo maglione devo dire che già stavo là. Vediamo chi nota la differenza, nel senso, nel mio abbigliamento. Perché Nicola già si veste molto molto vintage. Diciamo che Nicola veste già molto vintage. No, ma soprattutto io voglio fare i capelli, make up, tutto quanto. Quindi adesso arriviamo a casa e mi butto in doccia. Tanto abbiamo già fatto pranzo, tutto quanto. Ci siamo spostati in cucina. Questo è il panettone di Cosmopolitan Bakery and Bistro. Lo faccio anche vedere, certo. Bueno. Quindi questo è quello del Kinder Bueno. Mamma mia. Cioè, c'è anche sopra proprio il Kinder Bueno White. E arrivava anche con due barattolini. Mamma mia, con tutti questi pezzetti di cioccolato. E poi la crema Kinder Bueno. Ovviamente l'andremo un pochino a sciogliere e a spargere su tutto il panettone prima di mangiarlo. E ce ne sono due. E le altre due sono invece dell'altro, che è il pistacchio. Cioè, non so se siete amanti anche voi del pistacchio come noi, ma sto già impazzendo. Allora, prendiamo i cannellini. E ora... Come si fa, Nerina? No!
Cosa? Perché la mia vita è così. Cioè, potete sapere che, anzi, la nostra vita, quella mia di Nicola, è letteralmente racchiusa in questi secondi. Ma chi li fa questi secondi? Sia io che tu. Abbiamo deciso di cambiare ricetta perché i cannellini non ci convincevano in realtà. Quindi andremo di ceci e in questo caso ne serviranno due. Siete pronti? Si può dire che non ci convincevano? Oh. Ce la fai. Vediamo se ce la facciamo. Ah, adesso io li vado sempre a lavare perché quando le cose sono in barattolo in scatola hanno sempre sì, delle acque strane. Cosa andremo a fare con questa bellissima mousse di ceci? Che ora non si chiama più hummus. Sì, invece l'hummus originale è di ceci. Ah, quindi con l'hummus mousse di ceci andiamo a riempire i crustader. Questi sono i famosi volo fan che dicevi l'altra sera, sì, che ti facevi la figa praticamente, sì. E quindi quanti ce ne sono qui dentro? 26. Ok, quindi faremo 26 mini spuntini di hummus. Abbiamo i nostri ceci, questo è il mixer, quindi in realtà questo è il barattolo, questo è il mixer, esatto. Credo, no? Sì, dovete sempre avere una cucina pulita e una fidanzata di riserva. Perché le cose possono cadere intorno. Sì. Guardate, io vedo dei ceci sotto i piedi. Non è vero. E uno qua. Adesso andiamo a mettere anche un po' di maionese per rendere tutto più morbido. Sì, è gustoso. Metti pure un po' di olietto, no? Cosa ci metti di solito? Limone? Di solito mettiamo anche olio per essere più morbido, però siccome devono stare qui sopra un po' con la puntina. Sì, deve essere più denso. Poi sopra ci andiamo a mettere un po' di paprika. Adesso ci possiamo mettere un po' di... Ottima idea la paprika, come ti è venuta in mente? Io sono brava in cucina. Ho messo un po' di zenzero. Okay. E adesso vado con il mio mixer. Attenzione. Per avvantaggiarci con i tempi abbiamo deciso anche di iniziare a tagliare i panettoncini gastronomici che abbiamo preso, quindi Nerino sta cominciando a scartarli. Aspetta, non mi mettere fretta se no mi faccio male. Quindi prima si fa così, si toglie la carta senza romperla perché poi ce la devo rimettere. Quando cascano pezzetti di panettone te li mangi? No, io sono pienissimo. Davvero? Ha mangiato un porco. No? E poi facciamo due tagli, no? Si fa così, si fa un taglio qui sotto la testolina del panettone. Non fino alla... ecco, ho sbagliato, ho fatto fino alla fine. Perché non fino alla fine? Così non si sbudellava. No, no. Perché adesso quello che rifà Nerino è fare questo. E lì arrotola. Più o meno. E li mette qui. Nel frattempo ho fatto i miei piedini color bordeaux, qui sotto c'è del leopardato. Stiamo andando ormai sullo Spice Girls Melanie B. Volevo farvi vedere il maglione originale che avrei dovuto mettere, che era questo qui, che è bellissimo. Se i pantaloni mi fossero stati bene bene stretti come dovevano essere, ma più che altro sopra, perché ovviamente sotto sono larghi i jeans, pieno stile anni 90, cioè proprio... non sono skinny alle caviglie ovviamente, però niente, mi stanno larghi proprio sopra e quindi era tutto un po' allargo e non mi piaceva. In più con questo non posso mettere gli orecchini, né questi né questi, perché è tutto troppo, e gli anni 90 erano troppo, ma non perché si vestiva bene, non avrebbero mai, anzi era molto basic che si vestiva bene, tutto marrone eccetera eccetera. Quindi alla fine andrò con il maglioncino a collo alto marroncino e le labbra marroni più scure. Ok, adesso inizierò a fare il make up. Come orecchini vado a mettere questi qui e poi volevo fare l'acconciatura con uno di questi due scrunchies, che ovviamente sono sfumature diverse di marrone, quindi stanno super bene e non so veramente quale mettere. Farò un sondaggio su Instagram, credo. Ritardo, cioè dire che sono in ritardo e dire poco. Vado a mettere primer idratante. Fortunatamente il make up degli anni 90 era molto molto facile, cioè nel senso a pochi passaggi non c'erano ciglia finte. Il grande problema sarà fare le sopracciglia, quello mi prenderà un po' di tempo perché non ce le ho folte come gli anni 90 e volevo disegnare un po' di peletti, anche se spero farcela con i tempi. Non facevano un uso spropositato dell'illuminante come facciamo noi, quindi era tutto completamente opaco, e il che non mi dispiace per nulla. Quindi niente illuminante, ovviamente vari toni di marrone, anche per il blush non c'erano blush colorati. Verso la fine degli anni 90 poi si andava con quelle cose rosa, no? Però prima era
tutto molto marrone, cioè varie sfumature di marrone, non per forza solo caldo, anche freddo. Infatti la linea di Power Bullet di Huda e gli ultimi colori usciti sono tutte sfumature di marrone, sono perfetti. Devo sbrigarmi. Ok, forse è meglio così, con la luce spenta dietro, così uso proprio quella naturale, perché col fatto che io ho portato tutte le mie ring light, le mie softbox, ma ci sono pure io. Sì, piccola. In ufficio io qua non ho più nulla per vedermi quando mi trucco, e tutte le luci tipo in bagno sono calde, ma tanto calde, e basta. Cioè non è che mi posso truccare in cucina o da altre parti. Andiamo di correttore. Truccarsi al crepuscolo, sfida. Fondotinta, metto l'extreme cover di Pupa, che volevo mettere Pat McGrath, che sto usando ultimamente, ma non è per nulla opaco, quindi rischiavamo poi a un certo punto della serata, sono passando moto, direi di sì, di avere tutta la faccia luminosa. E salute! Gli orecchini che vi ho fatto vedere prima sono tutti e due di Boho. Boho. Adesso settiamo tutto quanto. E vengono da Boho o Boho, devo ancora capire come si pronuncia bene quel sito inglese. E domani, mentre voi vedrete questo video, io andrò a girare con Nicola un video su tutte le cose che ho preso su quel sito. Voglio fare tipo il mio ragazzo, cioè un video che ho visto da ragazzi inglesi, ed è tipo il mio ragazzo dà dei voti ai miei outfit. Comunque in inglese è My boyfriend rates my outfit. Quindi ho preso delle cose veramente assurde. Cioè quando è arrivato il pacco a cosa ho detto, ma non mi metterò mai questa cosa. Però altre cose sono veramente veramente fighe. So ok, ok, siamo super opachi. Credo di dovermi per forza di cose spostare verso la luce del bagno, anche se è calda, perché qui è tutto buio. Ok, io ho quasi fatto. Penso che con le sopracciglia ho fatto un miracolo. Cioè l'ho fatta soltanto di qua per ora, ovviamente. Cioè penso si possa notare la differenza. Ma sembrano quasi peli, quasi peli reali. E sono completamente calda. Qui ho messo anche l'orecchino. Sto facendo una prova di matita labbra e alla fine scelgo questa, che è la 040 di Pupa, delle True Lips. E ovviamente un rossetto di Huda. E ha vinto lo scrunchies color caramello, o almeno appena ho guardato, prima di mettermelo stava vincendo quello, perciò ho messo questo color caramello. Adesso faccio le labbra, finisco quest'altro lato e scappiamo, anche perché devo aiutare Deborah a fare la tavola, quindi voglio arrivare un po' prima degli altri. Raga, la trasformazione è completa. Sono veramente... euforico. Sono la cosa più anni 90 che conosco. L'unica cosa è che vorrei che questo stesse così, cioè proprio come Mel C. Sì, un'unione di tutte le Spice preferite. Madonna, questa casa ha le luci peggiori della storia. Ha le luci anni 90. Ecco, vi stiamo dando il vibe reale anni 90. Mi sono fatte le sopracciglia di uno spesso, però dai, sembrano peli, dai. E anche guardate Nicola, che bello che è. Col collo alto non si vede mai. Col pantalone marrone. Siamo super in tema. Questo è il mio outfit definitivo. Ovviamente il cappotto, perché deve essere tutto extra. Questi sono i pantaloni, le mega zeppone e le leopardate. Ho messo anche il marsupio. Secondo me il marsupio è abbastanza anni 90. Perfetto, puoi portare le chiavi, i portafogli e tutto. Adesso andiamo ad aiutare Deborah e P. Siamo appena arrivati. No, non devi coprire P, dovete fare tipo la sfilata da coppia. Vai via, mio amore. Cioè raga, sembrano o non sembrano appena usciti da Disneyland Orlando negli anni 90? Io sono vestita come una bambina. Come senza senso? Ho messo pure la catenella, cioè più anni 90 di Jurassic World. Il no, dettaglio, credo. Il dettaglio, sì, sì, proprio. Il dettaglio, ma gli orecchini pure. Sono stata troppo brava. Io ho vinto il premio per ora, eh. No, ma beh, già. Troppo buona. Ma che non c'entra? Vale. Non vale. Io sono donna buona. Anni 90 ma da Friends. Le sopracciglia, ma gliele hai fatte vedere le sopracciglia? Sì, penso che si percepisca, ma penso proprio di sì. Potevo anche fare i nei più grandi, forse. E lo scrunchy, lo dico, l'ho detto, voglio che stia più in avanti. Io me lo so, come lo sposto. Da mamma. Con le forcine. Sì, no, ho visto che non l'avevo viste. C'è di qua che è di qua. Questa è la tecnica. Uno schiaccio, 8. E via. C'è voluto un po' di tempo, devo dire, un po' di prove per riuscire ad arrivare alla perfezione, ma ce l'abbiamo fatta.
Sì, è Nicola. Un pizzo? Dai, precisamente. Bravo, basta. Lasciamo un pochino, no? Che sì, bello! Sì. È carinissimo. Ma io non riesco a fare il soffio adesivo, raga. Perché abbiamo le unghie. Però lui ci ha messo un bel po'. Però guarda che bello! È bellissimo! Hai indossato i pomodori? Ma chi è Romeo di due? Quello col culo grosso. Io non riesco a farla comunque. Io non riesco a pegare la cubetta, ma se te puoi rincerare. Vado, Anche se non è bello, bellissimo. Ma io sono dal lato che si vede che è bello. Fidati, girano. Bravo. Così si vede che è perfetto. Oh. E invece? Che bello. Ma dei carini. Molto belli. Ma che facciamo? Adesso andiamo a mangiare. Beh, ieri sì, ma. Cioè. Ma è presto. Anche a me si sta. Levando. Sì. Il rossetto all'interno. Il che non è male che stiamo facendo con Deborah. Perché la cosa del contorno... è molto anni 90. Quanto siamo anni 90? Un sacco, troppo. Oh, vabbè. Ciao! Raga, sembra... la piastra! Sì, sembra una tavola anni 90. Cavallo. Oggi allora. Sono sentito sta canzone, è l'ultimo pezzo del 2001. Sta marcando. Sì. Ragazzi, adoro che io ho portato il lipstick per ripassarlo. Brava. Ho portato questi qui. Alla fine ho fatto un mix di Wedding Day e... come vi dico l'altro nome? Di che brand? Uda. Ah, di Uda. Game Night. Mm. Io pure ce li ho, li volevo mettere, ma non li trovo più. Bene. Allora, antipasti voto 10. Mamma mia, veramente, i panettoni salati, cioè... i gourmet. I can't get enough. Erano pochi, cioè 8 sono pochi per 10 persone. Però giusto calcolando che dobbiamo mangiare ancora un sacco di cose. E infatti adesso io e Debra... cuciniamo il primo. Ci mettiamo a fare il primo, seguendo una ricetta della nostra amata i Benedetta. In casa con Benedetta. Anche se Benedetta non c'è, noi facciamo in casa noi senza noi facciamo Benedetta. In casa senza Benedetta. Infatti lo verrà così. Allora, sai che devi fare come prima cosa? Accendere l'acqua. Una donna d'altri tempi. Però nella teglia non l'ha, non ha fatto niente. Non ci ha messo niente nella teglia? Questa è la nostra i canzone. Però lei è una taglia di ceramica. Ah, bella, dai, qualcosa mettiamocelo. Comunque per ora il risultato è questo, amici. Se riusciamo ad aprire la cacio e pepe, poi che vi dico. Madonna, che goduria. Monica di Friends. Credo. Sorella è... come si chiama? Io non ho mai visto Friends. Per me è Jennifer Aniston, però nella... ah sì, ho capito. Non Rachel, idea. Rachel. Rachel, sì. Io ho visto tipo 3 volte. Io lo sto vedendo, sono la prima stagione. Ma dove lo stai vedendo? Su Netflix? Allora devo vedere pure io. Probabile. I gourmet. Ragazzi, cioè, dai. Dai. Siamo riuscite a fare le trofie cacio e pepe al forno. E sembra proprio i gourmet. Siamo se anche brave. Esatto, se anche voi sembra i gourmet, commentate con i gourmet. Sì, sì. Adesso portiamola di là. Ah, scusa. Signore e signori, ecco a voi il primo della Christmas cena. Ma che ve dico, ma che brave ste molli. Siamo state proprio brave. Sembra proprio pegnante invitante. Come un piatto che avresti preparato a te. Sembra buono. Guarda. Dai, sembra buono. No, comunque io devo fare uno shout out a tutti ragazzi. Sono stati tutti bravissimi con il concept di questa cena. Che per il primo anno ha vinto il mio. Siete stati tutti bravi. E mo bagno perché scusatemi ma c'ho famue. Ma che bendito, guardate che carino. Ma è venuta pure croccantina sopra. Sì, eh? Sì, è vero. Allora, mo ve spiego come funzionano le porzioni. Sta metà è per me, l'altra metà va dividete tutti voi, va bene? Certamente. Comunque, allora, questo forse è l'outfit mio preferito, vi devo dire la verità. Sono proprio una bimba. L'amica mia si è messa a piangere per 2 settimane perché non sapeva come cavolo vestisse, truccasse. Io lavoro meglio sotto pressione.
precisione. È vero. Cioè, raga, ma pure i dettagli, no, vi giuro. Cioè, questa è la cosa che mi rende più fiera. Mi metto così anche per uscire normalmente. Io amo, ti giuro. Guarda, questo outfit, adoro. Non è niente mio. Il giacchetto è di qui. I pantaloni sono. Ma io l'ho regalato, però. No, il giacchetto me l'ho già regalato. I pantaloni sono di papà e poi adesso mio. Questa me l'avevi scelta te, però. Infatti quando prima di fotolta ho detto ammazza. Allora io dico, favore l'applauso a sto mio amico. Hanno fatto una pasta speciale. I gourmet direi. Proprio. I gourmet. Bravi proprio. Qui ci stiamo litigando le palline di Natale. Allora Nicola è uscita. No, mi dovete credere. Sì, noi ancora dobbiamo pescare. È come la speranza, non i soldi. Ma le vita al contrario dentro. Ma non credo che fatemi pescare, tocca a P. Tocca a P, vai, pesca. Se ce l'hai rosa me la dai a me. Non mi guarda, che P io conosco come hai fatto. Che qui e noi che ci avevo. Vai. Questa casa, basta. Oh, qua c'è sta solo la manina tua. Vabbè. Ma tu capitano solo. No! Teniamocela così, dai. Io non la decoro, non la decoro, la lascio così. Non rompe. Oh, mettiamoci un po' di gioie di Kevin. Mi ha sbagliato tutto queste palle. Forse l'avevo scritto bene anni 90 sopra. Tieni pipì. Quella è la più bella lì. Grazie. Tieni pipì. Dai, mia è carina, ecco cosa. La mia palla è stata salvata dal fiocco di Romina. Se no, no, bella la lacca dentro. Sì, la lacca dentro è bella, è vero. Devo dire la proprio. Verità. Tanto la mia è bella. La mia è troppo minimal perché c'ho paura di fare una cafonata. Beh, ma meglio minimal. Guarda quella di Luca e te richiappi. No, 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 Luca lui. Perché questa è la semplicità. Guarda, io sto aspettando. Luca proprio non mi annava. Io sto aspettando il bianco da due ore. Tutta la scritta. Luca invece, quell'altro, vabbè. Luca quell'altro lascia. Io ho fatto la palla più bella. Diciamo che quasi quasi. Invece sono impegnato. Tranne per 90 che farate. Vabbè, è fatto apposta. Esatto. Ma dove sta scritta la sacra Christmas cena 2019? Qua sopra. Dove non si legge? Dove 2019 non c'è scritto. No, perché dopo c'è scritto 19, cioè adesso. No, perché mi ero scordata, era troppo difficile. Guarda che bella pure la tua, mi sa che è una delle più belle. Sì, perché si sono attaccati i glitter. Si sono attaccati benissimo. La pure questa bella, è bella. Ragazzi, è elegante. Spero per te che quello non sia nero. Tu la tua c'ha un bel colore, sai? Eh sì, solo quella, mo. I bono, i gatto. I gatto le patate. Parmigiana tu. La duccia è pure la di parmigiana. Esatto. Sì, dobbiamo chiudere tipo tutti gli occhi, capito? Però prima facciamo cosa dice la Romina. Di provare a indovinare. Aspetta, però se tipo lui si alza. Vai. Chi l'ha messo? Allora, il momento dello scambio dei regali. Quest'anno abbiamo fatto grazie all'idea di Nicola. Bravo! Secret Santa, quindi ognuno di noi ha fatto un regalo con budget 5 euro, mettiamo le mani avanti tutti quanti, e non, gli altri non sanno, cioè nessuno sa da chi lo riceve, quindi adesso iniziamo, abbiamo detto da Gabriele che è a capotavola, lui, prima, esatto, prima magari chi si sente che, chi è capitato, a chi è capitato lo dice, vediamo se ci ha azzeccato. E poi lui dice invece a chi lo deve fare. No, si alza e glielo dà. Dai. Ah, ok, ok, mi piace. Tutti noi dobbiamo dare il regalo al nostro Secret Santa. No, allora, perché dobbiamo fare adesso Gabriele del regalo. Tutti noi, chi si sente che ha capiato a Gabriele deve alzare a dire penso che sono capiato io, quindi okay. Il regalo è mio. Ah, in quel senso. Yes. Okay. Allora, in generale io ho una lista di persone che Gabriele rientra tra quelle. Cioè, secondo me se sono capitato a una persona che mi conosce zero. Quindi io penso che Gabriele potrebbe essere io. Non è Kevin. Vai, alzati! Kevin non è venuto. Sono che fa le suspense. Oddio! Oh! Sì!
sono ancora più curioso. No, perché sono stupido. Sì. Dai, come sento male. Sei ansioso, Babbo Natale segreto? Allora, ok. Che cos'è? Una pallina che si illumina in mano. Una pallina che diventa cassa. Fai un letto. Che lavoro, No, ma che carino. Cazzo, spettacolare, bellissimo. Che figa. È proprio bella. Che bello. Passa da me. Bello. Bello, originale, devo dire. E non è finito. Addirittura. Ok, match money box. Cosa vuol dire? Ci butti dentro i soldi che non ho. Ma a questo non lo posso. Ma sei rientrato nel budget di 5 euro, ci sei riuscito. Bravo! Complimenti! Vai Romino! Non è lui che ha ricevuto il regalo che devi fare. Ah, ammazza che igiene! Mamma mia! Chi pensa di essere capitato a Luca come me? Nessuno ha indovinato. Arriva Mario di Filippi, Allora, vediamo all'amica mia che gli è capitata. Non me l'aspettavo. Allora, in realtà io ho un po' di persone. Pensate, sei vedo a Martina, a Luca e tu eri il terzo. Quindi ho detto, vabbè, non lo dico, visto che tutti pensavano che sei. Vado, che sarà una borsa dei Gucci? Con 5 euro, mo, te compri giusto lo scontrino. La borsa di Gucci? Vediamo. Beh, se comunque Gucci vuole inviarlo. Ma questo non è preso 5 euro, è impossibile. Bello. Cioè, raga, ma ma che stai a cercare il prezzo? Il marchio, c'è tutta brava perché questa non l'ho trovata. Troppo bella. Ma che c'è? Fai pure quella cover, spettacolare. Cioè, perché io ho tutto di Mean Girls, ovviamente. No, è bellissima. Vabbè, è super spaziosa. It's huge, amore. È huge. La cosa che è costata di più è stata la busta dentro gonfiata. Che bello. No, mi piace troppo. È super bella, adorio. You're like really pretty. Like the... Grazie, grazie mille. Secondo me questo per ora è il più bello. No, è andata male. Ah, tocca a me. Chi si sente di essere il fortunato, la fortunata a ricevere il regalo da me? Nessuno. Io. Così. No, non siete voi. Se mo da bebe ti piangi, No, non è vero. Non è vero. Veramente non me l'aspettavo proprio. Ovviamente. Io quando ho visto che mi sei capito tutto ho detto no. Per un sacco di tempo non sapevo che prenderti. Poi ho avuto il lampo di genio. Guardate, mettiamo tutti a ridere. Che carino il pacchetto. Anche perché cosa c'è scritto? La Secret Santa. Perché c'avevo questa aspettava, capito? Grazie, sì, ma che non capire. No, non è un termometro. Non si capisce subito, apri. Guarda me, drago. Ma a un certo punto dovrò, cioè, lo capirò che cos'è. Spero. Vediamo, non ho pensato. Allora, già che oro mi piace. Mica l'ho scelta per una a caso. Quelle pene. Aspetta, mo scopro che è una cannuccia portatile. Che vedete? È una cannuccia portatile, amore. Ti giuro. Ti giuro. Ma come si apre? Tipo, si può allungare, ovviamente. No, vabbè, ma da che parte questo sarebbe il boccuccio? Non lo so, grazie. Però. No, poi è azzeccatissimo perché poi esatto. Dico sempre: non devi usare la cannuccia di plastica, te le devi prendere. Quindi non mi ha fatto sbagliare i soldi. Erano mesi che te lo dicevo e ho detto, oh, ma io prendo proprio la cannuccia portatile. Ma che carina, tesoro, se te la rende gentilissima. Adesso siamo curiosi di te che c'è il pacco più grosso di tutti. Arriva, guarda, sembra A P, secondo te? Secondo me a Nicola.
Kevin ha fatto. Pure secondo me è Nicola. Allora, quindi chi se pensa che io ho fatto io? Perché a parte tutto, cioè, possiamo dire che io ho fatto il regalo più bello. Cioè, guardate quanto è esteticamente carino. Esteticamente è super bello, sì. Ho fatto, sì, infatti voglio vedere quanto la persona che lo darà più quanto ci metterà a aprirlo. Allora, visto che io non ho proprio voglia di alzarmi e farmi un po' voi, chiudere tutti gli occhi e dire oh. Chiude gli occhi. Bella che la carta comunque, invece un botto. Un botto, ma pure questo. Infatti quello d'amore per conoscerlo non si sa mai. Mamma mi dice che non si è buttato niente, che te dica. Eh sì, effettivamente. Ma siamo tutti curiosi, eh. È alzato. Eh sì, cioè, è alzato l'asticella. Guarda, guarda quel che in realtà è fatto malissimo per scarta. Sono tutte scatole dentro scatole. Non è proprio detto. Forse gli è arrivato a casa e non gli andava di... Può essere. Comunque posso dirlo, io pensavo di essere capitato o a Nicola o a Romina. Nicola, io sono sicuro. Io sono ancora sconvolto se sono andato all'onore comunque. Sono stata brava a non dite niente. Non mi aspettavo proprio. No. Io pure non pensavo di fosse arrivato a te. Face. Ma che cazzo dici? È un pensierino. Allora, in realtà devo dire, amo, io da Primark ho cercato ovunque una cosa di RuPaul, non l'ho trovata. Ferma, sono stati 6 ore nella prima. Sono sicuro. Alla no, invece ha preso un sacco. Amo, calcola, ho cercato un set perché ho detto ammazza, wow. Tra l'altro questi li volevo troppo provare. Amo, calcola, questo non ho mai provato e questi sono i miei preferiti, quelli amo, veri. Grande, bravo. Bravo anche il Kevin. Chi lo devo dare io? Gabriele, Gabriele. Nessun altro. Sì, anche secondo me lo devi dare a Deborah. Ok. Dici che è andata così bene a Deborah, no? A noi tre è andata bene. A noi tre sì, è vero. Che te dico? Vediamo se questo giardino si è tenuto. Ma io vedo guarda. Ah, beh, bella mia, io. Sta venita solando. Amori, io sono andata da istinto PM. Vediamo, vediamo. Che brutta i regali. No, se ti piace, dibbelo. Dico bravo. Io già ho letto una cosa, tu ci hai azzeccato. Un cappello. Di Harry Potter. Ci sono azzeccato. Io ho fatto le mie indagini. Brava. Che bello. Che brava, bellissimo. Che carino. Così devo finalmente coprire quella fascia. Regalo perfetto. Oh, chi è capitato a P? Mo' Gabriele. Aspettate, secondo voi a chi è capitato? Cioè, chi è stato che ti ha scritto? Alessandro. Alessandro, io. Secondo me pure. È tutta la serie che mi guarda. Perché mi ha fatto la mia figura. Vediamo. Oh. È arrivato da Gabriele. No. No! Allora, è da divide. Tu dici da divide? Grande, figli, grande. No, no. Beh, bisogna vedere qual è la coppia che si intende qua. Buono da Parigi, eccoci. Mostri per sapere, Nicola. Guarda, c'ha la cosa. Che cos'è? È buono da Parigi, grazie. Ma veramente? Ma serio? Geniale, geniale. No, no, questo, secondo me questo geniale. È il più bello. Ha vinto, raga, ha regalato un buono da Panizzeri. Ci siete mai stati a mangiare? No! È buonissimo, questo no? Vince, grande. Deve fare il regalo di Nicola. Io, convinto io. Gabriele se lo sente dagli anni, vai. Andiamo da Gabriele allora, vai. Niente, detto così, eh? Va bene, va bene, Nicola, ti vuoi fare tutto? Sì, va da me. Vai. Che te dico, mi cognato, che fa? Andiamo a vedere. Quindi poi devo da io, che bello. Mamma mia, speriamo che non mi fa cagare. Che
non riesco a finire. Oh, i regali belli comunque. Non sono bravi. Oh, 5 euro siamo stati bravissimi. Yeah. Altro che. Non so il computer io. Che bordi secondo voi? Apple Audio Adapter. Quella è la spina del computer. Siccome noi abbiamo il telefono dell'Apple maledetta, che o lo ricarichi o senti la musica, quello è uno splitter per ricaricarlo. Esatto, il doppiatore, come si chiama? Questo è uno dei belli che tu mi abbia mai fatto. È super utile. È stato il primo a dire che fate bene. Hai avuto un'ottima idea, amore. I bravo. Però è un regalo da ricordare. Sempre i tecnologici. Quindi Romina l'ha fatto. E posso dire a Debora, Debora. Non speravo fosse vista la busta. No, invece è mia, me lo sento. L'ha fatta a Debora sicuro. Beh, l'ha fatta a me. Sì. Dimmelo. Eccola. Partita, tanto sono rimasto tutte le... fa tutto il giro e va da lui. Io dico con che voglia di a me, eh? No, io cioè, mi ero migliore solo per quello. Ma come quando io ho visto busta che niente era per forza, era l'indizio sbagliato. Allora adesso vai. La busta blu con i glitter poteva essere solo Debora. Ma il glitter pure quello che c'è dentro. Ma ci stanno un botto di cose, raga. Io sono stata donna per fortuna. Che cosa è carina. No, vabbè. A parte che questa matita c'ha i gatti. Con i gattini. Questa con le ciliegie. Questo qua è il portacarte. Ah, ma si attacca al telefono? Yes. Amori, finalmente. Guarda come tiene soldi. È perfetto sto regalo. Io scendino a glitter. È bellissimo. È proprio da Debora. Brava Romy. Raga, siamo stati tutti molto più bravi di quello che aspettavo. Debora ha messo tante cose nella lista che gli piacevano. Siete rimasti voi, siete rimasti voi. Gli uomini barbuti sono rimasti alla fine. A chi l'ho fatto io la regala? Adesso secondo me l'ha fatta Alessandro. Non è a Gabriele. Beh, chi se lo sente di più di voi due? Ho un regalo, quindi lo so a chi l'ha fatto lei. Bravo, l'hai fatto. Vai così. Beh, allora bello mio, tieni. Hai iniziato tu, però sei tirato. Aspetta, visto che questo è sì, è vero. Ma lo sai, io però ti aspettavo un po'. E non hai aperto il coso tuo? Vai, pronti? Vai, ragazzi. Quindi Alessandro l'ha fatta a Gabriele e Debora ad Alessandro. Chiude il giro così. Ho aperto il tuo. Vediamo da vicino. Comunque è bellissimo questo set che ti ha preso Stefano. Non sembra neanche esistesse. Attenzione. È super cute. Grazie. Prego. È troppo bello. Della Play, vero? Sì. Della Play. Paio dei cascini. Ah, PlayStation. Davvero? Ma veramente? Questa no, regavi, prego. Ma sono più belli. Non meno. Cioè, guarda. No. Cazzo. Guarda, 47, c'è una fetta. No, ho preso la misura più grande. Io ho preso la misura media. Ma voi che non ti stanno davanti a donna. Bravi anche voi, brava Debs, bravo Ale, bravi tutti. Che regalo. Raga, ma posso dire, fammeli tutti da 5 euro. Io a Debora gli ho preso 4 cose, con 5 euro sono maga. Il mio budget ti fomenta la creatività. È vero. Ma ciao, ma lo sapevate che adesso Romeo ha una sorellina? Ma guarda che tontolotti. Che bellezze, sì, sì, sì. Sì, invece volete sapere una cosa ancora più scoop? Che sotto coperta di Ariel c'è Paco del Il Muoto. Mio regalo, io lo voglio alzare. No, amore. Tu non puoi, c'è proprio una casa. Invece di fare incoglioni i gatti che gli parla. Quei panettoni che dobbiamo fare? Perché mi li prendo? Andare via. E io e Leonora facciamo i panettoni. Ma li facciamo di là? Raga, mi dovete credere, io non ce la faccio più. Siamo in cucina perché stiamo riscaldando le creme da mettere sul panettone. Anzi, sui panettoni. Sono andata tra l'altro a controllare la mail e se volete acquistarli con 5 euro di sconto, il codice è panettone5 e vi lascio il link giù nell'info box, quello di appunto Cosmopolitan. Questo è quello al pistacchio
E questo è quello del Kinder Bueno. Ovviamente top, che si riconosce anche perché c'è il prodotto sopra. Adesso cerchiamo anche un bel modo di impiattarli. E non vedo veramente l'ora di mangiarli, ragazzi. Cioè, vi dobbiamo far vedere la goduria che non sono questi panettoni. Oh, ciao ragazzi. Ah, la parte sotto ma è tutta molla. Mamma mia. E poi, se non ricordiamo male, sono farciti anche dentro. Sì, mamma mia, questo è davvero i gourmet. Mamma mia, questi sono panettoni i gourmet, raga. Beh, 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 beh. Ciao. Cioè, scusate se è un po' i porno. Se è porno, tolgo. Mamma ragazzi. Ma poi tutta sta granella. Devo fare un bel close up sulla cremina. E questo è solo il primo barattolino, eh. Ne abbiamo un altro anche. Ne abbiamo un altro a bagnomaria. Sarà sbagliatissima questa cosa, quindi non ci giudicate, è stata una mia idea. Dai, devo dire che quest'anno stiamo migliorando di anno in anno. Con sì, lui. Meno male, amo, anche perché si avvicina a una certa. Oh! Che bello! Pandora, il pistacchio, no, vabbè. E Kinder Bueno. Io dico subito che voglio un pezzo di Kinder Bueno, eh. Io voglio un pezzo di Kinder Bueno. Me lo so come aspetta, devo scrivere un desiderio? No. Così è. Mamma mia. Andiamo a vedo, cosa dirai? Quattro. Oddio. Siamo arrivati alla fine di questa giornata, che è la giornata che aspetto forse di più di tutto l'anno. È andata super bene, sia con make-up, gli outfit di tutti erano spaziali. Siamo stati veramente bravi, secondo me, a rispettare il tema. Fateci sapere qui sotto nei commenti. E fateci sapere che cosa mangiate voi a Natale, la sera di Natale, visto che oggi vi abbiamo fatto vedere un po' che cosa abbiamo provato a fare noi. È andata anche molto bene per tutte le cose che abbiamo preparato, cucinato, è stato tutto strabuono e non è avanzato praticamente quasi niente, che è anche l'obiettivo ogni volta. Io adesso vado assolutamente a struccarmi, soprattutto le mie mega sopracciglia, e spero che questa giornata con me e con tutti gli altri vi sia piaciuta. Chissà quale sarà il tema della Christmas cena del 2020. Io vi mando un super bacio, noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter, il canale Test & Tell, e ci vediamo prestissimo. Bye ladies, see you soon!